Il film parla di una ragazza delle superiori di nome Minsun. A causa del suo aspetto, è spesso vittima di bullismo a scuola da parte dei ragazzi popolari. La sua unica amica è Minji, ma prima di conoscerla al liceo, Minsun non aveva nessuno con cui parlare per i primi 16 anni della sua vita. Ha creato quindi un amico immaginario di nome Inor, che si manifesta davanti a lei quando è sola e ha bisogno di un amico con cui parlare. Una mattina, Minsun si sta preparando per la scuola, mentre Inor le fa compagnia. È eccessivamente eccitata per niente perché le sue viscere le dicono che qualcosa di meraviglioso accadrà quel giorno. Inor elogia il suo ottimismo, ma le chiede di sbrigarsi, come farebbe un buon amico immaginario. Sulla strada per la scuola, Minsun viene avvicinata da Minji. Parlano di un nuovo fumetto di cui Minsun è riuscita a ottenere l'ultima copia. Abbastanza sorprendentemente, il personaggio preferito di Minsun non è l'eroe, ma l'antagonista. Trova il personaggio attraente perché è appassionato di quello che fa. Questo risuona con la sua vita reale, poiché Minsun ha una cotta per un ragazzo simile al cattivo nel fumetto. Il suo nome è Otae, il ragazzo popolare di cui tutti hanno paura. Per coincidenza, proprio mentre lei sta pensando a lui, lui le si avvicina e le porge un portachiavi che le è caduto dalla borsa. Questa è la prima volta che un ragazzo è gentile con Minsun, e lei è particolarmente felice che sia la sua cotta. Otae le chiede di stare attenta, e se ne va. Quando è sola, Minsun incontra di nuovo Inor. Può vedere quanto le piaccia Otae, ma non commenta nulla sul ragazzo. Minsun, dall'altra parte, è al settimo cielo, positiva che molte cose belle arriveranno sulla sua strada. Più tardi quel giorno, lei e Minji si incontrano in un bar. Minji sembra essere infastidita da qualcosa, ma Minsun non se ne accorge. Continuano a leggere fumetti, quando un gruppo di tre bulli si avvicina a loro. Minsun sa che portano problemi, quindi fa del suo meglio per farsi gli affari suoi. Tuttavia, portano via il suo fumetto e si rifiutano di restituirlo. La ragazza più cattiva del gruppo è Momo, che dice che vuole prendere in prestito il fumetto e conservarlo per i prossimi 10 anni. Quando Minsun prova a rispondere, minacciano di ucciderla mentre tornano a casa. Le cose iniziano a sfuggire di mano, ma proprio in quel momento arriva Otae in aiuto di Minsun. Suo padre è un uomo d'affari la cui influenza fa temere anche i bulli. Otae picchia il ragazzo nel loro gruppo e lo manda via. Dà anche a Minsun il suo numero in modo che possa chiamarlo se la disturbano di nuovo. Dopo la scuola, Minsun sta navigando sui social media di Otae, adulando le sue foto. Dopo aver scoperto cosa è successo quel giorno, anche Inor crede che Otae provi dei sentimenti per la sua amica. Mentre parlano di lui, il suo nome lampeggia sul telefono di Minsun e si precipita ad incontrarlo fuori. Quando gli viene chiesto perché ha chiamato, Otae confessa che gli piace e vuole portarla fuori a un appuntamento. Minsun all'inizio non gli crede, non abituata all'attenzione maschile, ma quando Otae si avvicina per un bacio, il suo sogno diventa realtà. Minsun chiude gli occhi in attesa, ma il bacio non arriva mai. Otae scatta invece una foto del suo io più vulnerabile e la prende in giro. Viene quindi rivelato che non gli è mai piaciuta, ed è stato gentile solo per uno scherzo. I bulli si uniscono a lui, ridendo di Minsun per aver pensato che avesse una possibilità con qualcuno come Otae. Non è solo una persona cattiva, ma anche un sociopatico. Governa la scuola e usa l'influenza di suo padre per terrorizzare le persone per divertimento. Vuole che Minsun si assuma la responsabilità di essere la sua schiava. Deve venire da lui ogni volta che lo richiede, e lui può fare di lei tutto ciò che vuole. Minsun è ancora sotto shock, ma sa che la sua vita si trasformerà in un inferno d'ora in poi. Inoltre, viene rivelato che anche Minji era coinvolta nel piano del bullo, perché era stata minacciata. La scena si interrompe a un mese dopo. Minsun ha spento il telefono, e non è uscita di casa dopo l'incidente di bullismo. Dorme tutto il giorno, affogando nella depressione. Il suo unico compagno è il suo amico immaginario, e anche lui è stanco di vederla così. Un giorno, le introduce il concetto di vendetta. La poveretta non ha mai pensato che fosse possibile andare contro i bulli, ma Inor la motiva abbastanza per fare qualcosa per la sua vita. Nel montaggio seguente, Minsun cambia completamente il suo stile di vita. Gestisce la sua dieta e si esercita per perdere peso. Non solo questo, ma si avvolge con del nastro adesivo e lo tiene lì per ore e ore, spinta dalla volontà di vendicarsi. A parte il suo peso, si concentra sul cambiamento del suo atteggiamento e sull'acquisizione di maggiore sicurezza attraverso diversi corsi. Esattamente un anno dopo, Minsun è una persona cambiata. È più magra e non è mai stata così sicura di sé. Tuttavia, non può fare a meno di essere nervosa, poiché è il momento di affrontare finalmente le sue paure. La prima persona che sceglie è Yong Jae, il membro meno importante del gruppo dei bulli.
inizia andandogli addosso e fingendo di averlo scambiato per qualcun altro. Yong-jae si innamora all'istante del suo carisma, ora che Min-sun è convenzionalmente attraente. Flirtano per un po', prima di scambiarsi i numeri. Yong-jae è al settimo cielo mentre Min-su è pronta per la parte successiva del piano. Più tardi quel giorno, Oh-tae nota che Yong-jae guarda spesso il suo telefono. Non permette a nessuno dei suoi compagni più stretti di fare cose senza prima avvisarlo. Non possono nemmeno avere una relazione senza il suo permesso, ma sopportano le sue richieste per stargli simpatici. Dopo aver realizzato che qualcosa non va in Yong-jae, Oh-tae minaccia scherzosamente di uccidere la sua ragazza se ne ha una di nascosto. Min-ji lavora ancora come schiava per il gruppo e compra cose per loro. Questa volta, si dimentica di portare le sigarette, facendo arrabbiare Momo. L'ultimo membro del gruppo è Mina, la più gentile che vuole perdonare Min-ji. Oh-tae si accorge che lo interrompe sempre quando stanno maltrattando le persone e la avverte di stare attenta. Quando non è nei paraggi, Yong-jae chiama Min-sun e si incontrano di nuovo. Min-sun è scioccata dal modo in cui le parla, completamente diverso rispetto a prima. Il cambiamento di comportamento la fa arrabbiare, mentre ricorda quanto fosse infelice a causa sua un anno fa. Yong-jae le dice che gli piace, ma lei lo rifiuta, dicendo che ha bisogno di 1.000.000 di won e non può essere distratta. Il giorno successivo, Yong-jae vende il suo telefono e la sua console per ottenere i soldi per lei. Min-sun è colta alla sprovvista, ma il gesto la fa arrabbiare ancora di più. Dice che restituirà i soldi dopo 10 anni, imitando le loro parole. Yong-jae continua a non capire, ed è scioccato quando gli lancia i soldi e va via. La ferma rapidamente, chiedendole il motivo per cui lo sta rifiutando. Min-sun afferma sinceramente di disprezzare tutti i bulli, e lui è uno di quelli conosciuti nella scuola. In risposta, Yong-jae dice che lascerà il gruppo e cambierà se questo significa che lo accetterà. Nella scena seguente, Min-ji è nuovamente turbata dal gruppo. Yong-jae si avvicina a loro, chiedendole di andarsene. Un arrabbiato Oh-tae chiede cosa sta facendo, ed è sorpreso di scoprire che vuole andarsene dal gruppo. Proprio quando le cose si scaldano, Min-sun arriva da Yong-jae e trova una scusa per salvarlo. Oh-tae è immediatamente allarmato dalla sua presenza, ma pensa che sia stupenda. Per fare un dispetto a Yong-jae, è molto amichevole con Min-sun e le chiede persino il suo numero. Momo non è felice dell'interazione, perché è innamorata di Oh-tae e sono insieme da ormai un mese. Quando Oh-tae chiede a Min-sun il suo numero, Yong-jae si intromette e la trascina via. Non gli piace il fatto che abbia interferito con le sue faccende, ma Min-sun lo abbraccia e lo fa dimenticare di ciò. Afferma di essere innamorata al 10% di lui per scherzo, in modo che lavori di più per farla innamorare completamente di lui. Di notte, Inor chiede a Min-sun se sta bene. Il cambiamento nel suo atteggiamento l'ha resa anche un po' spietata, cosa che lo preoccupa. Tuttavia, Min-sun non vede alcun problema con quello che sta facendo ed è felice di usare Yong-jae a suo vantaggio. Inor vede quanto è diversa da un anno fa e la storia passa a un flashback. Dopo aver provato diversi modi per perdere peso, incluso il metodo del nastro, Min-sun non aveva ancora fatto progressi. Un giorno, Oh-tae venne a trovarla, preoccupato perché non veniva a scuola da più di 2 mesi. Ha scoperto il suo piccolo piano di vendetta e l'ha presa in giro. Le ha fatto credere che essere più magra o più sicura di sé non avrebbe mai cambiato chi era all'interno. Sarebbe sempre stata il loro sacco da box, una perdente che non piace a nessuno. La visita ha fatto entrare Min-sun in un'altra spirale di depressione e ha finito per commettere l'impensabile. Durante il suo funerale accadde un miracolo e sua sorella Sae vide Inor per la prima volta. Viveva lontano e non sapeva cosa stesse passando Min-sun. Dopo aver scoperto dei bulli, ha deciso di vendicarsi della morte di sua sorella. La persona sicura di sé che è tornata a scuola non è Min-sun, ma sua sorella Sae. Pochi giorni dopo, Sae incontra Oh-tae. Dice che Yong-jae è solo un amico e cerca di sedurlo. Vuole che combattano e si finiscano a vicenda senza che lei debba fare nulla. Si scambiano i numeri di telefono e decidono di uscire un giorno. Sae poi esce con Yong-jae, aspettando che Oh-tae la chiami al telefono di fronte a lui. Lo porta a casa sua e lui cerca di baciarla mentre guardano la TV. Il telefono squilla al momento giusto e Yong-jae vede Oh-tae che la chiama. Lei risponde al telefono e accetta di uscire con lui il giorno successivo. Yong-jae è sbalordito, ma Sae si riprende mentendo sul fatto che è stata costretta a dargli il suo numero e nemmeno lei vuole incontrarlo. Yong-jae le crede e inizia a odiare sempre di più il suo ex migliore amico. Promette di sbarazzarsi di Oh-tae ad ogni costo, con grande gioia di Sae. La sera chiama Oh-tae in un vicolo, pronto a colpirlo con una mazza da baseball. Tuttavia, cogliendolo di sorpresa, qualcun altro lo mette fuori combattimento prima che faccia qualsiasi cosa.
Passa una settimana senza alcun segno di Yong Jae e Sae è preoccupata che il suo piano possa essere fallito dopo così tanto lavoro. Deve ancora uscire con Otae ed è terribilmente nervosa data la loro storia. Momo scopre di ciò in occasione del mesiversario tra lei e Otae. Per scusarsi per essersi dimenticato, Otae le regala un accendino d'oro. Tuttavia, Momo non è qualcuno che lascia che le cose scorrano così facilmente. Raduna alcuni uomini e va a dare a Sae una lezione per averci provato con il suo ragazzo. L'interazione viene interrotta quando Sae elettrifica Momo e, stranamente, i ragazzi non fanno nulla. Lascia poi la bulla con un ultimo avvertimento, chiedendole di non disturbarla mai più. Allo stesso modo, Mina, che è quella gentile nel gruppo, si scusa con Sae. Sae la lascia andare, perché non è mai stata davvero cattiva con lei. Ora, l'unica persona rimasta di cui occuparsi è Otae. Nella scena successiva, vediamo una lotta tra Otae, Inor e Sae. I due ragazzi si pugnalano a vicenda, morendo entrambi. Improvvisamente, la scena si sposta in un ospedale psichiatrico. Inor è un medico che cura Sae per il suo disturbo di personalità multipla. In una svolta sconvolgente degli eventi, viene rivelato che Otae e i bulli non sono mai esistiti ed erano personalità derivate dalla stessa Sae. L'anno scorso, il disturbo di Sae è diventato intenso e si è trasformata in un personaggio violento rappresentato da Otae. Incapace di sopprimere il personaggio, ha ucciso sua sorella Minsun. Alla fine, si è resa conto di quello che aveva fatto ed è stata colpita dal senso di colpa. Per evitare di assumersi la responsabilità, ha inventato l'intera storia di Minsun vittima di bullismo, in modo da essere un'eroina nella sua storia e non un'assassina che ha ucciso sua sorella. Per tutto questo tempo ha pensato che Inor fosse il suo amico immaginario, perché era presente nel suo mondo dei sogni, ma in realtà è il suo medico. Nella vita reale, rivela di essere stato in grado di sbarazzarsi di tutte le personalità di Sae ad eccezione di Otae. Se non lo toglie dalla testa, sarà rinchiusa per tutta la vita. Pochi giorni dopo che Sae è stata informata di questo, la personalità di Otae scompare completamente. Inor pensa che il suo trattamento abbia funzionato e Sae viene imprigionata per poco tempo a causa della sua malattia. Nell'ultima scena, Sae è fuori di prigione mentre parla con Inor della vita. Gli mostra un accendino, simile a quello che Otae ha dato a Momo l'ultima volta che si sono incontrati. Inor lo guarda scioccato, rendendosi conto che l'assassino in Sae è ancora presente da qualche parte dentro di lei. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.